Si narra che nel 1300 una barca che attraversava il Garda nel corso di una tempesta fu trascinata dal vento fino a un'insenatura di Toscolano Maderno. Navigò e navigò, finché spezzatosi l'albero maestro, le vele furono strappate, trascinate dalle onde e asciugate dal sole. Gli abitanti del luogo si accorsero che quel materiale era adatto a creare qualcosa di straordinario. Nacque così una carta mai vista prima. In quella che oggi è chiamata la Valle delle Cartiere, nulla è cambiato nei secoli. È la stoffa a creare la mistura. Grazie a questo segreto, come per magia, la carta prende vita.